Da gennaio l'unica clinica a Brindisi che praticava il parto indolore chiuderà ostetricia, quindi Brindisi rimarrà sprovvista di questo servizio. Lei ha posto l'attenzione su questo problema e ha convocato insieme agli altri dirigenti di Forza Italia questa conferenza stampa. Che cosa intendete fare? Allora, da gennaio sì, come diceva lei, chiude il reparto di ostetricia, questo da notizie ovviamente che ci arrivano, e quindi non sarà più possibile ricorrere al parto indolore, quindi con l'epidurale. Chiaramente io mi sono attivata già da un po' che siamo insomma usciti sui social, abbiamo fatto comunicati stampa per denunciare questa gravissima carenza che colpisce ovviamente le donne in stato di gravidanza e che dovranno partorire in tutta la provincia di Brindisi, quindi non riguarda soltanto Brindisi ma anche la provincia, per esempio l'ospedale di Francavilla. Io mi sono rivolta immediatamente al nostro parlamentare, l'onorevole Mauro Dattis, e al nostro capogruppo regionale di Forza Italia, ed entrambi hanno provveduto ad interrogare per parte ministeriale. L'onorevole Mauro Dattis ha fatto un'interrogazione al ministro per chiedere se è a conoscenza di questa situazione gravissima che riguarda la nostra città, la nostra provincia, e contestualmente il capogruppo Nino Marmo ha depositato un'interrogazione a risposta scritta al presidente Emiliano. Ecco, noi non possiamo tollerare che le donne nel 2019 partoriscano con dolore. È vero che quello che offriva il servizio che veniva offerto dalla clinica Salus era un servizio a pagamento. Noi vogliamo che questo sia gratuito per tutte le donne, così come previsto dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato del 2012, così come è stabilito anche in una delibera regionale di cui si è dotata appunto la Regione, che stabiliva il parto in analgesia per tutte le donne è gratuito perché rientra nei livelli essenziali di assistenza. Quindi noi rivendichiamo questo e grazie al nostro parlamentare, al nostro capogruppo, riusciremo a portare a casa questo risultato.